Chiesto di intervenire il consigliere Turigliatto, ne ha facoltà, prego collega. Ma io credo che ci troviamo a discutere di un tema sulla scorta di una presa di posizione un po' improvvida, inopportuna e anche criticabile dal punto di vista dello stile che viene dal Politecnico di Torino e che mette in gioco un po' di anni, sicuramente 10, forse anche di più, di politica universitaria nella nostra regione. Però ci sono, credo, mentre ne ragioniamo noi qui dentro, che non siamo né dell'università né dobbiamo occuparci di gestire materialmente, concretamente, scelte come dire nel dettaglio, io credo che noi però qualche ragionamento che accompagni l'operato che condivido essere stato fin qui ottimo della Giunta in merito, dobbiamo credo farci alcune considerazioni. La prima di queste è che a me piacerebbe capire qual è il modello di università che noi abbiamo in testa, non che ha in testa ciascuno di noi, ma che noi complessivamente come Consiglio regionale del Piemonte, come Giunta regionale del Piemonte e poi come istituzioni universitarie del Piemonte abbiamo in testa. Abbiamo in testa un modello reticolare, come sembrava sì, ci si stesse, che era quello verso il quale sembrava che ci si stesse avviando, diffuso, spalmato su tutto il territorio, qualche volta con eccellenza, qualche volta meno, ma diciamo con questa idea, bene, bisogna implementare e potenziare quello e non è un senato accademico che può all'improvviso cambiare questo modello, che semmai va messo alla prova dei fatti, va corretto se è il caso di correggerlo. Abbiamo in mente invece un modello per poli, quello di Grugliasco, rispondeva a questo secondo, no? Grugliasco-Torino, perché poi è Torino, no? Aveva questa seconda ispirazione di fondo, cioè l'idea di costruire un campus che concentrasse tanti studenti, tanti docenti, tanti laboratori, tanto di università, in un'area sostanzialmente ridotta, ma dentro la città, e quindi non il campus come all'americana, diciamo così, come luogo un po' appartato nel quale si studia si ricerca e si fa poco d'altro perché non c'è un tessuto produttivo di relazioni eccetera dentro il quale collocare queste attività. Allora dicevo, credo che questo sia quello di quale modello di università sia il tema numero uno, perché se no, scusate, uno difende Cuneo, l'altro difende Biella, l'altro, cioè rischiando di non cogliere l'aspetto positivo, come ci ricordava l'assessore prima, l'aspetto positivo di questo fatto, di questo evento, che è quello di dire va bene, adesso cominciamo a ragionare tutti insieme di politica universitaria e quindi proviamo a decidere tutti insieme, consultandoci e rispettandoci, ciascuno per le sue prerogative, intorno a qual è il modello che è. Anche perché io credo che noi, oltre ad aspirare ad avere l'Università Grugliasco, a Cuneo, a Mondovì, eccetera, dovremmo aspirare tutti insieme ad averne almeno una del Piemonte nelle prime 100 al mondo. 100 ho detto, non 10. Perché, scusate, ci sarebbe anche poi quel problema lì, cioè il problema della qualità, noi siamo la Regione Piemonte, del sistema, dell'offerta dal punto di vista della ricerca, delle competenze, dei brevetti, della didattica e via di questo passo delle nostre università. E non è un tema anche questo che se ne parla poi dopo quando abbiamo razionalizzato, tagliato e via di questo passo. Allora potrebbe essere accettabile in un quadro di questo tipo che, come dire, parte da una criticità, soldi, risorse, Gelmini, Gelmini sì, Gelmini no, eccetera, ma anche dalla constatazione che probabilmente quell'eccellenza che noi ricerchiamo e di cui parliamo qualche volta, io certamente a sproposito, in qualche modo dovrebbe trovare una sua manifestazione non voglio dire nel mondo, ma almeno nell'Europa, tra le aree più importanti, tra i poli più importanti d'Europa, e per altri aspetti la nostra regione certamente c'è, per l'università leggermente meno, al di là appunto dell'eccellenza di alcune facoltà che però brillano più per eventi contingenti che non perché c'è un discorso di sistema. Allora io credo, perché ho voluto dire questo che apparentemente c'entra poco con le decisioni del Senato accademico? Se il Senato accademico del Politecnico, non so se si chiami così, si chiama così, si chiama Senato accademico del Politecnico, si è comportato come si comporta la media
delle istituzioni, qualche volta pubbliche e sempre private, della nostra regione ma del nostro paese. Cioè, convinto di essere padrone assoluto a casa sua, decide indipendentemente dal contesto e dalla rete nel quale invece l'istituzione è inserita. Inserita perché prende soldi, ne ha presi tanti, ne prenderà, ed è giusto che ne prenda di più se l'offerta, il prodotto e il riscontro è importante, ma che ha, come dire, come se, ecco, non ci fosse il resto del mondo. Noi non dobbiamo fare lo stesso errore, però. Cioè, noi non dobbiamo fare coloro che di volta in volta governano appunto all'insaputa degli altri, quasi contro gli altri, e qualche altra volta difendono piantando le bandierine ciò che altri, arrogandosi un potere che è loro riconosciuto ma che è inopportuno che venga esercitato in questo modo, cioè, dicevo, ciò che altri decidono. In sintesi, credo che si debba, come si sta facendo, e quindi che si debba intanto esprimere appoggio all'operato della Giunta, ma che in questo appoggio all'operato della Giunta si debba anche noi, come organo politico di massima espressione della politica della nostra regione, dire anche con chiarezza che noi vogliamo che ci sia, cioè che si costruisca una sede vera, non parlo delle commissioni, i tavoli, quelli che ci sono già, ma una sede vera intorno alla quale si ragioni una volta per tutte sul sistema dell'università, inclusi i politecnici, della nostra regione, cioè su quali modelli, quali sistemi, quali contenuti, quali particolarità, per cercare di capire, in un piano di riorganizzazione, qual è il compito che ciascuna delle eventuali sedi decentrate dovrebbe avere. Non dobbiamo permettere, come mi pare giustamente si sta facendo, che le improvvisazioni o le fughe in avanti dell'uno o dell'altro determinino condizioni di disagio e di impoverimento complessivo della qualità del sistema universitario nel nostro Paese. Ma non dobbiamo neanche fare l'errore di dire che, difendendo quello che c'è, stiamo facendo un buon servizio per il Piemonte, perché guardate che non è così. Se no saremmo tra i primi 100, ci sarebbe qualcuna delle nostre università tra le prime 100, io ho detto le 100, ma se volete diciamo anche 200. No. E avremo altri tipi di problemi, ma non certamente quello di porci il problema di qual è il concorso di un'istituzione così importante allo sviluppo e al progresso complessivo della nostra regione. Grazie, collega Turigliatto.